A lot of people don't want me in, you know. They think I'm going to cause a violent revolution, which I'm not. And the others don't want me in because they don't want me to cause peace either, you know. Because peace is big. 8 dicembre, 7 di sera, usciamo dal Dakota Hotel. Gioco un po' stanca, ma mi accompagna in ascensore, scherzo un po'. Scorre la porta e siamo nell'atrio. È quasi Natale a Central Park. Sbuca un ragazzo che mi sorride e si avvicina. Mi dà il mio disco ed una penna. Io non sapevo che firmavo l'ultimo autografo, quello per il mio assassino. E le sue mani tremavano col peso del mio destino. Firmavo l'ultimo autografo e non lo avrei mai pensato. Sarebbe stata una dedica a chi mi avrebbe sparato. Lui mi ringrazia e fissa il disco. Io abbraccio Yoko e vado via. Mentre cammino penso che in fondo è un privilegio stare lì. Invece l'ultimo autografo che avevo appena firmato sarebbe stato a un ragazzo che mi avrebbe ancora aspettato. Firmavo con un autografo l'accordo col mio destino. Io sarei stato la vittima e lui l'assassino. Quante cose che volevo ancora dire. Forse il mondo d'ora in poi mi ascolterà. Messaggio di pace lasciato in fretta in un mondo che discute alzando la voce. È quel che resta su un disco che il tempo potrà sbiadire, ma non potrà cancellare mai. Per chi mi sente cantare il desiderio più grande mentre sento lo sparo, e che ora il mondo ascoltandomi possa cambiare davvero.